Buongiorno a tutti, sono il dottor Ciofeca e ho una laurea. Quindi, quello che vi dico è vero. Sono stato rinnegato dalla comunità scientifica perché altri dottori con una laurea ritengono che quello che dico non è vero. Ma secondo voi è più probabile che io abbia torto o che ci sia un complotto orchestrato per nascondervi la verità? Esatto, vedo che siete dei tipi svegli. Siamo tutti capaci di credere alla comunità scientifica, ma ci vuole molta apertura mentale per credere a me. Grazie a internet ho potuto cercare persone che la pensassero come me e in tutto il mondo ne ho trovata qualcuna. Segno che la mia idea è plausibile. Vi spiegherò perché quello che dico è vero dal punto di vista scientifico. O meglio, dato che la comunità scientifica non è d'accordo, la chiamerò la mia scienza. Vi mostrerò ragionamenti intuitivi che anche chi non ha studiato potrà comprendere e li sosterrò con calcoli complessi che chi non ha studiato non potrà confutare. Vi mostrerò inoltre la veridicità di alcune fonti che ho usato per sostenere la mia tesi e quindi, per osmosi, la veridicità della mia tesi. Chiunque dica che ho torto è perché non ha abbastanza apertura mentale da considerare i metodi alternativi. Il mio metodo alternativo è plausibile, perché ho una laurea e tante persone ci credono. Chiunque tenti di convincervi del contrario è parte del complotto, oppure, poverino, succube del complotto. Non credete a nessuno se non a quello che vi sentite a pelle. E ricordate che avete dedicato molto tempo a documentarvi sui link che vi ho mostrato. Difendete tutto il tempo che avete dedicato per convincervi della mia tesi e non mettetevi più in discussione. La prima volta fa di voi degli aperti di mente, la seconda volta potrebbe farvi sentire un po' stupidi. Detto questo, benvenuti nel gruppo degli informati. Siamo pochi, ma per questo siamo molto speciali. Voi siete molto speciali. Fidatevi di me. Ho una laurea.